otteniamo il bonus. Fai sanguinare l'avversario per ottenere il bonus. Ci riusciremo? Ci riusciremo? Scopriamo. My name is Finley. Mi ricorda tanto. My name is Mr. Kennedy. Oh, bellissima l'entrata di Kennedy. Dava proprio quella sensazione di eccitazione quando facevo quell'entrata. Peccato che non esiste più un'entrata del genere. Anche se mi è sempre piaciuto come lottatore, Mr. Kennedy. Grande. Che poi, se non mi sbaglio, era lui che stava insieme a Finlay. Era lui che andava spesso contro i. In quel periodo. Quindi significa che in questo gioco Mr. Kennedy non c'è per mettere Santino Marella. Anche se non mi sbaglio, era Mr. Kennedy che andava spesso. Dalla situazione. Ok, dobbiamo far sanguinare il caro Finlay. Quindi colpiamo la testa. After witnessing Kane's destruction of Santino earlier, I wouldn't be surprised if Undertaker tried to top his brother in a show Fino a of che non si all-out rompe. brutality. DDT, good lord, what impact. Look at this, this could be it. Mi sembra giusto. Andiamo subito con la prima Tombstone Pine Driver. Tombstone pile driver. How many superstars have fallen victim to that over the years? Here's the pin. He almost got the three right there. Finley can hold his Resiste own a with any due man in addirittura. Poi WWE, but the Phenom's che non not avevo a nessuna normal man. intenzione di far finire il match, però. A vicious blow to the opponent. Roba di lusso, ha resistito A a. thunderous Sangue! DDT. Does Finley have what it takes to defeat Undertaker? Or the Povero, old school povero and no Finlay. way out 0-2 against the Brothers of Destruction? Whoa! Look at that! He's bleeding like a stuck pig! Here's a fundamental move. Here we go! Anche a potestà Jobslam, oi, Mister Finlay. Madonna, That could have done some quanto serious sangue. damage. Assurdo. He's going for the pin! This could be it! Two! No, quel taglietto inutile che gli fanno adesso. Fanno vedere un piccolo taglietto ed esce sangue. All'epoca si squartava proprio il personaggio, si può dire. Altra vittoria per The Brother of the Destruction, seguita da una strana calma. Muska aspetta solo il suo momento, amiche, Michelle. Perché hanno grandi piani per il pay-per-view, eh. No way out. Quanti piani potranno mai avere questi due? Cioè, ma stiamo parlando di Finlay alla fine. Bonus sbloccato. Fai sanguinare il tuo avversario per ottenere un bonus. Condizione soddisfatta. Entrata dei Brother of Destruction. Con una forza inarresata. Adesso potrai utilizzare la loro animazione d'entrata. C'è tutto sto bordello per ottenere un'animazione. Ma mi sarei aspettato qualcosa in più. Sono un personaggio sbloccabile al massimo, ma. Non credevo che si arriva tanto a volte. Andiamo avanti. Che mi sembra giusto. Oh, chi è che mi sta chiamando telefono? Man è pronto per incontrarti, ha detto. Ma non credo proprio che tu lo sia. Ma perché questo mi contatta? Ma chi ce l'ha dato il mio numero di telefono a quello, voglio sapere. My name is Finley. Ma il mio numero di telefono, no, non deve essere spopolato sul web da certi elementi come Finley e Santino Marella. Anche se fa Finley che mi contatta più spesso. Cosa vuole Finley? Cioè, ma trovati una ragazza, Finley. Posso rompere le patate a me. Andiamo avanti. Michael. Ah, insieme, bello, bello, bello. Questi sono i match che mi piacciono a me. Quelli così, ragazzi.
Quelle cose non sono stupende. Ah, con X, ecco che serve la X. A martellare adesso di prima. Oh, si è rotto. Oh no, not another announce table. How many of these have we lost over the years? I lost count a long time ago. I hope Mr. McMahon gets a book deal on these things. Look out, Thompson sopra il tavolo dei commentatori, mi sembra giusto. Tombstone pile driver. I don't believe it. He put his opponent right through the table. Ah, interessante. Ma what? Ma what? Te le rompo la schiena, inutile. Knowing how brutal a hardcore match can be, I have an eerie feeling. Here's the pin. One, two. Wow, I thought he had the pin for sure. Hai capito? A Santino. Well, looks like that's it for the old announce table. We might be standing for the rest of the match, partner. He's showing absolutely ma vedi sta cosa andava. Driving the knee into the opponent. Oh my god! Someone's gotta stop this! And that's a stiff arruata, sono oh my god! Hey. Did you see that? Secondo tavolo distrutto. Oh, mate. He's going for the pin. This could be it. Non so se avrei. We've seen him send gifts, we've seen his power, but we have yet to see the man. Tanto che ci stanno rompendo le patate. Onestamente. Oh, ed è Steve. Ciao. Ah, magari, non sto noi. Ok, ci fai qualcosa a kill, annaccia Sanglon. Ma non credo che resiste Santino, Cioè, due tavoli da commentatore gli ho rotto. Con una Thompson. Anzi, due. Devono solo vendere le percocche adesso. Tutte e due. Belli, match così li adoro questi qua con gli oggetti, sono secondo me i più belli, anche perché si fanno veramente tanti danni. Devi. Magari è. What's wrong with the Undertaker? How should I know? It was a brutal match. Allora era questo, ragazzi, era questo quello con Boogeyman. Era questo quello con Boogeyman. Allora lo ricordavo bene che era questo quello di Buda. Incredibile quello che è successo comunque, non vorrei dire. Quanto particolare. C'è il tuo avversario nell'hard match stasera, Santino Fille. Allora andiamo con Santino, dai. Anche se mamma mia single ladder match, la vittoria è mia tra l'altro, cheat Santino. Andiamo con il ladder match. Il ladder match è il match con la scala, giusto?
Quindi teniamo qualcosa da recuperare su in alto. Poi sono un ladder match. Oh my, that's going to do some serious damage. Però non vorrei dire, ma da poco abbiamo fatto un match abbastanza. Ok, c'è la scala, c'è qualcosa lì sotto. Ah, è l'urna. L'urna. The title is only inches away. Sorry, arbitro. Non avrei voluto prendere anche lei. Ah, visto questa cosa. The man was given a face at no way out. And Boogeyman proved to be the The title is only inches away. Neither one of these superstars can afford to get knocked off the ladder. Come on, this is for the title. Reach for it. Ah, nice. I'll tell you what, there's not enough room for both of them up there. There are no reinforcements for Undertaker tonight. His brother Kane has been hospitalized. The title is only inches away. Yeah, this is something. Non c'è ancora qualcosa. These superstars are beating the hell out of each other. 15 feet in the air. Come on, this is for the title. Reach for it. È caduto come una vera cotta quella. Siamo completamente sballati adesso. Mi è sballato la scala, deficiente. Ancora che continui a salire. Ma te già fa fare un po' la bascia dritta. Penso che una settimana non si alza. Vediamo un po' dove riuscire malino. Senza problemi. Dobbiamo riuscire. Non dovrebbe. Non parte. Only one of these superstars is gonna hold on. Who's it gonna be? Oh man, that title belt is totally. Esatto, recuperato l'urna. Adesso ha preso la scala, Santino. Ci ha messo un po' per capire che doveva fare, però ci è riuscito. È bravo Santino, bravo. Hai fatto cose davvero da alto rischio di impatto. Andiamo avanti. Perché è impadronito dell'urna. Wait a minute. Did he just give it back to New School? Speechless, as is the rest of this arena. Che cosa sta succedendo? Non si capisce niente, ragazzi, non si capisce niente. Ancora il telefono, vediamo. Rosanna, sto venendo a prenderti. Fa tutto parte del mio piano. 16 giorni. Tino Marella e fine. Un'altra volta. Perché mi hanno applaudito? Provo dove sbaglio X, ragazzi. E mi sono giocato. Here we go with this handicap contest. Cosa era successo? The dead man outnumbered doesn't always mean outmatched. We've seen urns, magic staffs, and possessed men. SmackDown has become the unholy playground of the Boogeyman's darkest nightmare. New School had the dead man right where they wanted it. It appears that they're fighting with themselves. They're capitalizing on this advantage. This could do it. DDT! Just driving the point of the elbow into the opponent. Fa male stomaco. And there it is, the big boot oggi come già. That'll leave a mark. Hai, giù subito, oh.
The big boot. What a sickening impact. Ma che reso? E non vai. Ah beh, ah, quindi lei c'è tutto il padania. Torna da una gara. Tombstone pile driver. How many superstars have fallen victim to that over the years? Andiamo, ma chissà che gli è successo a Santino Marella che se ne andava. Perché era verde Santino Marella? This is my opponent for tonight. È un ologramma diventato. That's a little loco, but a match is a match. Gran bel match, direi. È un match sicuramente interessante. Fare di Santino. Allora, deciderai cosa fare di Santino nel match di stasera. Forse dovresti lasciar vincere il Re Mysterio per umiliare ancora una volta la New School. Va bene, se quello è il problema lo facciamo perdere in due secondi. Cosa mi dite? Come si fa? There's the bell and Ray is la magia. What the hell's going on here as he stares into the eyes of his possessed opponent. And frankly, he wouldn't be the only one. Posso fare anche le magie adesso. He's going for the submission. And he might get it. He's got that hold locked in. Perché non funziona la magia? Ah, la magia funziona nel senso che lo posso fare. Look at the elevation. What an incredible drop kick. Che bello, lo posso anche controllare. Fantastico, ragazzi. Va bene, aspettiamo, vediamo cosa combina. Io vado un attimo via. Non ho capito onestamente cosa sta succedendo. Ma credo che fortunatamente ne ha prese parecchie il caro Ray. Ma che ricotto, perché non ha fatto la mossa finale? Non capisco perché non fa la mossa finale. Ai, ma io andare da Nazareda, chi? Sending the opponent crashing to the ground. Sometimes the simplest moves work best. Rey Mysterio is one of the most versatile, high-flying superstars in WWE history. Even without Undertaker's aid, my money would be on Mysterio. What an impact from the... Oh my! Look at the blood just pouring down his face.
Aiuto, forza, mossa fino. Teniamo, oh, sapanti qui. Questo fai la magia. Continua a dire. Undertaker is freedom. Thank goodness. It made me sick to see the Phenom acting like some puppet master. Ancora. Told me, Undertaker, at WrestleMania, your streak will die. Sono finita, Ita. Congratulazioni. Se il mistero vince, il giocatore ottiene un bonus. Condizione soddisfatta. Modelli zombie di Santino. Non è più sotto il controllo di Undertaker, ma sotto il tuo controllo. Mamma mia. Oh, ci stiamo avvicinando a WrestleMania, ragazzi. Tanto che c'è il match in singolo contro Finlay. Mi sembra giusto, dobbiamo concludere questo arco narrativo. Ok, si comincia. One. Bellissimo, guardate. Allora, noi in base a che facciamo per una mezz'oretta tipo questo attacco. Facciamo venire i torcimenti di stomaco. Ah, si possono anche buttare adesso. Nel nuovo una cosa del genere non sarebbe mai potuto succedere. Schermento, ma facendo una mossa e niente. And a jaw-jacking punch. A stiff shot with the elbow. Dai, sottomissione. Oh my, there's the submission hold. He's in the driver's seat now. And that's a stiff kick. A striking elbow staggering the opponent. Great kick right to the head. Nothing fancy about that. There's a fundamental move. The big boot. What a sickening impact. Mamma. Ah, che pizzaccio slam. Anzi, sta Thompson morto, no? Che bagaglio. There's the cover. Quasi dice non c'è uno senza due. Non c'è due senza tre. Adesso? Ancora. Scusa, ma ti ho appena battuto. Perché hai ne voluto prendere un altro? I'm the Boogeyman and I got you, Undertaker. Did the Boogeyman really just destroy the Undertaker right before our eyes? You can't kill the dead man, Michael Cole.
Undertaker still have his streak intact? Ok, The Undertaker fa leggermente paura, però ti giuro, perché chissà, tiro Marella è morto come se si sta caricando. No, io la devo vedere, ma che immagini. Magari si sta trasformando in Super Saiyan di Undertaker. Sei spento di Undertaker. Non puoi battere The Man. Prenderò le tue vittorie, prenderò la tua anima. Non puoi battere The Boogeyman. Undertaker sta venendo per te. E veniamo a più. Siamo arrivati a WrestleMania. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Quanto meno te lo aspetti a volte, no? Ci troviamo in un solo... Si comincia. Good God, here we go. Pronti a Boogie? E andiamo. Divertiamoci. Harry. Non ho un'idea di The Boogeyman. Si può uscire dalla gabbia? Boogie. Non è tipo Kango qui. Ma variano un po' qui, Boogeyman. Come variare? Ma da quanti anni che non facevo questa cosa? Si scende Boogeyman. Oh, deve rialzare The Boogeyman. The Boogeyman ritorna su. Boogeyman si ritorna giù, forza. Si rialza come se nulla fosse successo The Boogeyman. E beh, come si dice, non c'è due senza tre. C'è proprio The Boogeyman con un altro salto. Salti in padella Boogeyman, giù. Si è rotto con l'osso, eh? Ok, guarda, ne giù. Non si rialza più. A sharp elbow drop. Oh my, look at this! Ci muoio pure la sottomissione. Il Boogeyman voleva combattere contro di me. Gli appendere per poco, Boogeyman. Ti apro un agite, eh? Come l'hai già aspettato di tutta la notte. E' andato un po' bene con il Boogeyman. Poi c'è fa una cosa che è un po' interessante. Vedi? Ok, a centro ring. Bella, a centro ring si fa. Se va nel meglio cosa lo a centro ring. Here it comes, DDT. No, andateci fattini. No, non ti metti che ti sta comprendendo. Bello, bello, guarda qua. Scende. Ma mi sembra giusto, no? Anche una chuck slam per concludere il match. Ma così. Che match. Cioè, ma veramente pensavo di battermi. Ma dove volevo andare? Comunque bella, bella la storia, molto avvincente, dai. Si vede che è tutto forzato. Però, dai, è bello. Nobody in sports has done anything like it. This cements the dead man status as one of the all-time greats in this business. Ah, c'è anche la sua tomba. Ecco perché poi non l'abbiamo visto più. Ah, The Boogeyman. Ancora? If you face the devil, you've got to be prepared for the consequences of losing, Michael.
Yes, but I can't believe this. Forse la gara, sì. Cazzo però, eh. Oh, ecco perché è scomparso. Rest in peace. Un'altra vittima al suo calendario, mi sembra giusto. Termina così il Road to WrestleMania di The Undertaker. Bonus sbloccato, lo scenario di The Undertaker è stato completato, Boogeyman è giocabile. Ah, ecco, Boogeyman bisogna sbloccarlo per poter giocarlo. Vermi non inclusi. Come vermi, eh? E qual è quello dove era incluso? Allora era quello precedente. Ricordo che si utilizzava il personaggio quando perdevi, ti dava i vermi in bocca, mi ricordo.